Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Scusate lo sfondo, siamo pieni di cartoni. Sono nella stanza di Michele, che adesso è un cantiere. In questo vlog staremo un po' insieme e poi vi spiegheremo che cosa è successo, perché oggi che è lunedì ed è già una settimana che stiamo in questa casa nuova, perché la cucina è ancora, diciamo, inagibile, purtroppo. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, lasciate likes, condividete il video e soprattutto guardatelo fino alla fine perché ci sarà anche un bel È mukbang. tutto un mezzo cantiere adesso. Guardate. Disastro. Finalmente un attimo di pace in cui posso raccontarvi brevemente i disguidi che abbiamo avuto in questa prima settimana qui nella casa nuova. Scusate l'aspetto, però è praticamente una settimana che non abbiamo un attimo per noi perché o mattina o pomeriggio o entrambi deve venire qualcuno, muratore, idraulico, a fare qualcosa. L'ultimo è quello della caldaia che è venuto. Praticamente il disastro è stato in cucina. Il giorno del trasloco, che era stato fissato per lunedì 13 giugno, abbiamo fatto tutto all'altra casa e poi siamo venuti qui. I traslocatori, appena sono arrivati, hanno guardato le mattonelle della cucina. E praticamente si sono rifiutati di montarcela. Parlo dei pensili, quelli che vanno nel muro ovviamente, perché frigorifero e il resto che poggiano per terra non c'era nessun problema. Ce ne siamo accorti quando ha iniziato a venire l'elettricista a farci dei lavori, che certe mattonelle proprio in alto sulla parete della cucina erano molto gonfie. Stavano quasi per venire via. Però contavamo di montare la cucina e successivamente far riparare il muro sopra. Non è stato così perché i traslocatori, appena hanno fatto un buco per metterci i tasselli del primo pensile, se ne sono venute via e hanno appurato che anche più sotto erano tutte gonfie, piene di aria e quindi non era possibile appenderci proprio nulla perché altrimenti avremmo avuto tutto addosso. Quindi per la nostra sicurezza non abbiamo fatto più niente. Fatto sta che poi abbiamo dovuto chiamare un muratore che ha dovuto togliere. Poi vi faccio vedere quasi tutte le piastrelle, praticamente sono rimaste solamente ad altezza lavabo e piano cottura. Solo che il muratore ovviamente non è venuto immediatamente perché non esistiamo solo noi. Ha dovuto lavorare per 3 giorni e quindi 3 giorni di polvere, caos. In più, poi dopo, ci hanno dovuto finire di montare la cucina, stessa sorte, i professionisti non sono mica disponibili per te con uno schiocco di dita, quindi abbiamo dovuto aspettare altri 3 giorni. E in ultimo è dovuto anche venire l'idraulico perché, a differenza dell'altra casa, lo scarico della lavatrice e la lavatrice stessa veniva in cucina e non nel bagno. Per cui abbiamo dovuto fare un po' di spostamenti di tubi, prolungamenti, con il lavandino pure di mezzo della cucina, insomma, è stato un lavoro abbastanza impegnativo, fatto anch'esso in 2 volte, per forza di cose, perché col muratore che veniva era inutile. Potete immaginare poi lo stress in questi giorni di grandissimo caldo. Adesso però finalmente abbiamo risolto. E quindi finalmente stiamo un po' tranquilli. 2000 years later. Siamo a 2 giorni dopo. In questi 2 giorni non ho filmato perché è successo di tutto.
tutto, però finalmente abbiamo risolto i nostri problemi. Qualcosa si intravede, ma non tanto, perché non voglio spoilerare per l'home tour. Comunque abbiamo finalmente finito di montare la cucina. L'idraulico anche ha fatto i suoi lavori, quindi adesso abbiamo finalmente una bella cucina. Siamo già all'ora di pomeriggio, sono quasi le 5. Scusate i rumori, ma è aperto perché fa molto molto caldo, più di 40 gradi. Faremo una piccola merenda, Michele sta ancora riposando, con un gelato buonissimo che ho adocchiato da una vita. Praticamente il gelato della marca Sigel, non so se l'avete mai visto, sentito. Noi guardando l'eredità, c'era Flavio Insinna che tempo fa faceva la pubblicità di questo gelato artigianale buonissimo, però in vaschetta, al gusto cassata siciliana. Ora ve lo faccio vedere. Guardate qua. È bella grande la vaschetta, sono 1,350 kg, quindi questo vi potrà durare per un sacco di tempo. Questo praticamente era introvabile, non lo trovavo in nessun supermercato, mentre stamattina, guarda caso, l'ho trovato in un supermercato che, se voi lo vedeste, è piccolo, molto molto piccolo, è proprio ben fornito e ha questo gelato che non ha nessuno. Ora lo assaggiamo, vediamo anche che cosa dice Luigi. 100 grammi, 300 calorie, solo 1,350 kg. Mamma mia, io ve l'ho fatto vedere chiuso, ma guardate aperto che spettacolo, amore, stupendo, bellissimo. Sono canditi quelli? Sì, io li voglio tutti. Tu li lasci, non capisci niente. Io inizierei proprio da questo. Guardate. Come si fa a non amare i canditi? Io non ti capisco. No, non mi piace. Adesso invece assaggio io il gelato. Assaggio, assaggio. Non so se a voi capita la stessa cosa. Ovviamente non parlo di siciliani, eh. Nella nostra città il gelato alla cassata praticamente è il fior di latte con i canditi dentro. Questo è il nostro gelato alla cassata. Non lo fa come si deve nessuno. Nessuno utilizza la ricotta buona di pecora. La fanno in questa maniera barbara. La mela di pistacchio è buonissima. Buona. Che poi la parte migliore dei gelati è il sopra. Ma c'è anche il pistacchio? È variegato, vedi anche sotto c'è anche il cioccolato. Sì. È vero che costa, eh? Perché normalmente costa sugli 8 euro. Noi l'abbiamo preso, era diciamo in offerta, 7 euro. Però ti mangi è una meraviglia. Una bontà. Questi canditi non li pappo tutti. Pappateli tutti. Che Michele è come te, i canditi li scansa, non li. Io me la finirei proprio la maschera. I gelati ho appena presi dal congelatore, diciamo, non è che sono tanto. Ma quando si sciolgono. E questo è già buono. Figurati. Questa a noi è la fuga. Di assaggiarlo. Comunque c'era anche il pistacchio. Pure invitante, però. Questo è il nostro pallino. Ragazzi, se sta nella vostra zona ve lo straconsiglio. Noi avevamo veramente intenzione di andare a prendere il gelato proprio in gelateria. Sono 2 giorni veramente. Poi, come vi ho detto prima, all'improvviso hanno chiamato tutti per venire finalmente a finirci questa benedetta cucina e quindi siamo dovuti stare a casa per seguire i lavori e quindi abbiamo rimandato. Però stamattina abbiamo trovato questo gelato pazzesco. E abbiamo detto, vabbè, la gelateria può aspettare. Vatti. Questo no. Perché poi avercelo nel freezer e non mangiarlo. È un peccato. Stai finendo tutti i canditi. Sì, amore, mi facciamo da morire. Sì, la differenza tra me e te. Io mi sono limitata ai canditi. Tu invece stai scavando. Scavo.
questo penso che alla fine diventerà un weekly vlog più che un vlog. Non lo so se lo proseguiremo più tardi, perché adesso si sveglia Michele e usciamo un po'. Non lo so, altrimenti ci rivediamo domani. Come promesso, finiamo questo vlog, anzi weekly vlog, con un bel mukbang. Abbiamo delle belle pizzettine con la mozzarella. Buon appetito. Buon appetito. Non le ho riscaldate perché fa troppo caldo. Com'è? Buona. Buona. Buona, dai. È semplice, una margherita. Quanto costa? Una? Un euro. Buona. La pizzetta sassata è insuperabile. A noi piace da morire, eh. Però abbiamo trovato questa, abbiamo trovato questa. E alla doc la fanno proprio ad hoc. Bella pomodorosa. Sì. Come piace a noi. Figurati che ti stanno anche poi a mangiare. Grande, grande. Di questa mi piace pure, diciamo, il cornicione. Perché si mantiene morbido. Oggi siamo andati da Tigotà alla ricerca del riduttore per il WC. Mi tira. Però magari qualche mamma mi può illuminare. Erano tutti mignon. Noi invece abbiamo un bel gabinetto grande. Quindi non penso che si possa mettere. Io immaginavo fossero universali. Però a quanto pare non è così. Devi vedere su internet. Prendi la misura del water. Ormai sono anni che la maggior parte delle cose, se non tutto, acquisto online. Però dato che li avevo visti da Tigotà, ma forse erano finiti stasera, non lo so. Perché mi ricordo che passando altre volte distrattamente con la coda dell'occhio avevo visto alcuni riduttori un po' più grandi. Allora li fanno. Magari è da provare andando di mattina. E tu non saluti? Ciao ciao. Ragazzi, oggi c'era un'offerta al Mac. Strepitoso. 5 euro Coca Cola, patatine grandi e più un panino a scelta tra l'affumicato e il gustoso e anche il McChicken. Praticamente abbiamo fatto il video noi, abbiamo pagato tutto a prezzo pieno in questi giorni, guarda caso, a seguire sempre ogni giorno offerte per i nuovi panini. Vabbè. Vabbè. Buona la mozzarella, anche non la vuole più. Comunque questo vlog, ho deciso amore, finirà con un grandissimo spoiler domani. Dove andiamo domani? Però ovviamente non vedrete il video completo, magari qualcuno che vuole giocare con noi, cliccate adesso e scrivete qui sotto dove andremo e gireremo un bel video sempre tanto atteso. Location nuova, tipologia che vi piace. Sicuro. Anzi, vi piace da morire, però location nuova. 2000 years later. Thank you.